Tra i tanti talenti artistici che la Sardegna ha sfornato, un posto di eccellenza spetta all'oristanese Carlo Contini. Per rendergli omaggio, il comune gli ha dedicato una sezione permanente in Pinacoteca. Vediamo il servizio di Andrea Azzori. Nella Pinacoteca Comunale di Oristano Carlo Contini, per iniziativa Sorata Cultura del Comune di Oristano e della Fondazione Oristano, ha aperto una sezione permanente dedicata allo stesso Carlo Contini, non L'Eletto, pittore oristanese tra i più importanti nel panorama sardo del Novecento. Organizzata, lo abbiamo chiesto, è dell'esposizione Obler Luperi. L'abbiamo strutturata in forma pratica. La prima sezione ti vedrà una linea cronologica che ci permette di contestualizzare la vita di Contini e il contesto culturale del periodo in cui vive. Dopo questa prima fase il visitatore si trova dentro un'altra zona che è organizzata invece tematicamente. Abbiamo delle sezioni che analizzano i lavori preparatori per gli affreschi che ha realizzato Contini, lavori da commissioni pubbliche, da commissioni religiose. Visibilmente soddisfatta la figlia del pittore, Carla Contini. Comunque da parte di Oristani e degli oristanesi un po' hanno vissuto Babbo come l'Eletto e come lo vivevamo noi. Perché Babbo non si è mai tronfiato, anzi forse in questo mantenendo la sua arte per sé e per la ricerca continua che ha fatto. Noi abbiamo la casa piena di libri d'arte tutti voluti da Babbo, perché lui studiava, viaggiava, andava a giro, perché costantemente fino a che ha potuto muoversi, curioso di conoscere, di sapere, di imparare sempre. Ricordiamo che in coda alle ultime repliche del nostro telegiornale andrà in onda un piccolo speciale dedicato all'artista.